Entriamo nella moschea di Saione, quartiere di Arezzo, la prima moschea nata in terra aretina, togliendoci le scarpe e salutando i due imam che ci stanno aspettando, accompagnati da Rashid, un giovane rappresentante della comunità islamica aretina e anche cittadino italiano. Tra uomini ci si stringe la mano, le donne no, possono soltanto salutare con un gesto perché i musulmani, per rispetto, toccano soltanto la propria moglie. Un incontro voluto dalla nostra emittente per capire meglio chi sono coloro che professano la religione musulmana con i quali condividiamo la vita quotidiana. I fatti internazionali impongono un cambio di rotta anche e soprattutto da parte della stessa comunità islamica che ha sempre condannato il terrorismo. Ma se incontriamo i musulmani e parliamo con loro e così finisce l'odio, così finisce questa incomprensione. E se noi non incontriamo, noi non parliamo, e piano piano viene questo spazio. Le vostre donne lavorano o sono a casa con i figli? Cioè, che ruolo hanno nella vostra società, però in Italia? In Italia parecchie donne lavorano. Anche lavorano in casa, per esempio, che se c'è la possibilità, anche nelle fabbriche loro lavorano. In Islam, una cosa da capire. Per l'uomo è obbligo di lavorare, lui deve lavorare, ma una donna se vuole può lavorare, se non vuole lavorare c'è la libertà di stare come casalinga. Una cosa è obbliga, una cosa è scelta. Spiritualmente se una donna sente, lei può coprire. Allora, per riconoscimento non c'è problema. No, questo va bene. Però, lasciando stare la questura, se lo Stato italiano paradossalmente obbligasse le donne musulmane a togliere il velo, ma soprattutto il burka, perché poi è una forma di... Non c'è problema. Se, per esempio, se il Stato italiano dice che ora una donna non può coprire la faccia, non c'è problema. Questo assolutamente lei può togliere senza problema. In tutte le religioni alcune cose sono personali. Per esempio, cinque preghiere obbligo. Una persona prega, ma ci sono anche altre preghiere, questa è un'opzione, una persona se vuole può fare, se no non c'è problema. Un'altra cosa importante per dire, per esempio, una cosa che volevo dire, che questo versetto per tutti i musulmani che leggono il Corano, la Ikraha Fiddin, non c'è costrizione nella religione. Cosa vuol dire? Questo anche per me, che io non ti posso costretto, vuol dire che nessuno può essere costretto di seguire una religione. Ognuno c'è la libertà. Quando andiamo da Dio, lui giudicherà. Alla fine della nostra lunga chiacchierata, che andrà in onda in forma integrale in una puntata di A Tu per Tu, un invito che speriamo venga accolto da un numero più alto possibile di musulmani. Gli imam francesi, in conseguenza dell'attentato di Rouen, quindi l'uccisione del prete in chiesa, hanno invitato quindi tutti i fedeli musulmani domani mattina di recarsi alla messa nelle chiese della loro città. Voi farete altrettanto? Sì, anche noi dobbiamo fare queste cose importanti, che così noi sentiamo che unicità, che pensiamo che loro, quando un cristiano sente che abbiamo fatto la messa, ha dimostrato nostro dolore che quello ISIS hanno fatto una cosa brutta. Se facciamo noi questa cosa è una cosa buonissima, noi siamo pronti per fare questa cosa, non c'è problema. Noi non abbiamo problema a questa cosa da annunciare, per esempio, che se domani fanno e se noi non sappiamo niente, in breve tempo per annunciare, per dire è un problema. Se sappiamo qualche giorno prima e possiamo organizzare bene, come che abbiamo fatto parecchie volte questa manifestazione anche in febbraio. E 2 anni fa abbiamo fatto la messa con Fontana insieme.